Terza visita lei a Viterbo. Emozionante, sempre emozionante. È un legame con la nostra città. Sì, con gente stupenda e con Santa Rosa, che evidentemente. Lei disse che sarebbe venuto da primo ministro, è venuto da ministro comunque. Ah beh, dai. C'è una soddisfazione comunque. Cerchiamo di fare bene questo lavoro e l'accoglienza della gente mi sembra straordinaria, ci carica di un'enorme responsabilità. Certo che devi fare una foto. Per quanto riguarda la sicurezza, qual è il lavoro che si sta svolgendo in quest'ultimo periodo? Anche assunzioni a livello di polizia, vigili del fuoco, riduzione dei costi dell'immigrazione, riduzione dei tempi dell'esame, riduzione degli sbarchi, accordi con i paesi di provenienza per aumentare le espulsioni, quindi lotta alla mafia senza quartiere, abbiamo raddoppiato il personale dell'Agenzia dei Beni Confiscati alla Mafia, quindi diciamo che in 3 mesi qualcosa di buono abbiamo fatto, altrimenti questa gente non avrebbe un'accoglienza commovente. Buonasera, ringraziamo l'onorevole Giorgia Meloni di nuovo a Viterbo per la macchina di Santa Rosa, ormai lei è una tradizione anche per me, diciamo. La prima volta chiaramente ti colpisce per quanto sia maestosa, poi ti comincia a colpire la continuità di una città che si ritrova, qualunque cosa accada, si ritrova il 3 settembre per una tradizione che si rinnova ormai da insomma secoli e secoli. E io penso che l'Italia abbia un disperato bisogno di questo, di capire che è la sua identità che la rende unica e forte nel mondo, e quindi su questo bisogna investire. Questa è una festa, è patrimonio dell'UNESCO, ma se lei va a chiedere in giro per l'Italia ci sono tantissimi italiani che non ne conoscono l'esistenza, quindi la nostra presenza è anche un modo per far conoscere, per quello che possiamo fare anche noi, una manifestazione millenaria straordinaria che insomma farebbe impallidire chiunque. Il suo punto di vista dal punto della sicurezza, una battuta, si parla tanto di sicurezza in queste manifestazioni? Beh, è normale, anche se poi delle volte si danno delle risposte sbagliate a delle domande giuste. Noi per esempio come Fratelli d'Italia abbiamo fatto con il nostro gruppo parlamentare, stasera ce ne sono molti parlamentari, una battaglia sul tema della circolare Gabrielli, cioè di una circolare che nasceva col tentativo di garantire sicurezza in queste manifestazioni e ha finito per impedirne la celebrazione, per cui bisogna sempre trovare, voglio dire, un modo ragionevole di fare le cose. Adesso si sta sistemando la sicurezza, chiaramente la si garantisce mettendo gli uomini e le donne in divisa nella condizione di lavorare, cosa che lo Stato italiano non sta facendo negli ultimi anni. Grazie onorevole Meloni. Siamo con il sindaco di Viterbo, Giovanni Arena, a pochi minuti dal Sollevate e Fermi. Il Vescovo ha fatto la benedizione articolo mortis pochi istanti fa. Cosa si prova, sindaco? Ma io ho fatto tantissimi trasporti come amministratore, però devo dire che questa volta come primo cittadino sto subendo veramente delle emozioni che crescono giorno per giorno. Ho partecipato ai trasporti delle mini macchine, il corteo meraviglioso di ieri sera
e oggi da stamattina che effettivamente il cuore comincia a battere più forte, perché è un senso di responsabilità e di gioia per avere questo onore e per rappresentare la città, per cui io inciderò i facchini a fare come sempre un grande trasporto per la gioia di tutti i viterbesi e tutti coloro che ci hanno onorato con la loro presenza. Un'ultima battuta, suo padre seguì altri trasporti, di padre in figlio una tradizione che si rinnova. Sì, sono 50 anni precisi, nel 68 mio padre era sindaco, purtroppo nel 67 ci fu quello spiacevole incidente della macchina che si fermò poco prima di Piazza del Comune, quindi probabilmente stasera quando passeremo quel punto un pensiero a mio padre sicuramente andrà. Grazie sindaco. Siamo con il capo facchino Sandro Rossi, la prima fermata, sicuramente qualcosa di impegnativo ma perfetto per ora. Tutto perfetto, nonostante il caldo è andato tutto bene, siamo scesi molto veloci, la macchina ha risposto bene, c'è poco vento, quindi le oscillazioni sono state minime, è andato tutto bene fino adesso, sì. Dal punto di vista di clima come va? Beh, è caldo ma c'è un venticello, quando ci si ferma si sente un venticello fresco, quindi fa bene per freddarsi un po', però la temperatura è quella giusta. Grazie. Presidente Megarini, prima fermata, sembra tutto perfetto. Sì, sì, tutto bene, tutto regolare, nessun problema, nessuna sbavatura, sono venuti giù perfettamente, quindi c'è da sperare bene che il percorso sarà completato nella massima sicurezza con la massima rapidità. Benissimo, articolo mortis, le solite parole del Vescovo, però un'emozione sempre fortissima. Fortissima, sempre bella, sempre toccante, sempre, nonostante i miei 40 anni di trasporto, mi fa ancora venire il brivido. È l'anno dei numeri questo. L'anno dei numeri, esattamente, 40 al sodalizio, 40 trasporti in mio, 60 all'Avis, quindi 60 più 40. I 30 anni da facchino anche di Raffaele Scienza. E i 30 anni di Raffaele Scienza, certo. Grazie. Mirko Fiorillo, finalmente ce l'abbiamo fatta a trovarti, il lavoro è incredibile, hanno detto tutti che è stato un trasporto semiperfetto, le migliorie hanno portato a un buon risultato ulteriore? Sì, diciamo che fondamentalmente a livello tecnico non ci sono state grosse migliorie, quindi la macchina in definitiva era come quella degli anni passati, forse qualche chilo in meno alla pesata, ovvio che la piovuta poi del 2 al pomeriggio qualche chilo in più sicuramente lo ha portato, però mi dicono i facchini che sostanzialmente era più o meno come lo scorso anno. Senta, si parla tra virgolette di ennesimo miracolo, sembrava che qualche rischio con la pioggia, lei ha parlato di... ce l'avevate pure voi un po' di paura? Sì, dalle previsioni meteo sì, però io dico la verità, ho sempre confidato in Santa Rosa in questo, perché storicamente poi il 3 non piove mai e così è stato. Storicamente non è mai stato rimandato un trasporto, se non mi sbaglio. A memoria mia e di qualcuno più grande di me, no. So che forse negli anni passati una volta è passata il giorno dopo, ma voci, ripeto, a mia memoria il 3 è sempre stato il 3. Grazie mille, buon lavoro. Per la Scienza, siamo appena arrivati alla fine del trasporto. Parere? Grandissima gioia, trasporto impeccabile, fantastico. Si vede che tutta la squadra, ma parlo dei facchini, di chi li comanda, di chi costruisce la macchina, forse anche con un po', con poca umiltà, però anche chi ha ideato e chi ha progettato la macchina, ma non solo il sottoscritto, ma tutta la squadra ha funzionato bene e lavora in un'unica direzione. Lorenzo Celestini dice che forse batte il volo d'angeli questo modello. Non so, come tempo di trasporto non credo, perché quello ha fatto come bellezza. 12 anni di trasporto. La bellezza è una cosa molto soggettiva. Noi siamo aiutati dalla tecnologia, quindi abbiamo degli strumenti che oggi ci facilitano il compito, però è molto bella questa macchina.